parla di Mecca, la città profetica, la città in cui è stato nato il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È una canzone che parla di questa città quando chiama il musulmano a fare il pellegrinaggio, a vedere la casa di Dio, quando il musulmano è contento di vedere quella casa, Al-Kaaba, la casa di Dio, la casa che fu costruita da Abramo. Quando il musulmano va lì e si slega da tutto ciò che lega alla vita materiale e si veste con dei vestiti bianchi per dimostrare che lui ha lasciato dietro le sue spalle tutte le cose materiali, è venuto a trovare Dio. Per un semplice musulmano l'Islam vuol dire praticarlo basando su 5 pilastri, credendo che c'è un Dio che si chiama Allah, è l'unica divinità che esiste in questo mondo, il profeta Muhammad, l'ultimo profeta e servo di Dio. Il musulmano doveva praticare 5 preghiere al giorno e deve rispettare l'orario di queste preghiere e che le fa direttamente con il suo Signore senza nessun mediatore. Poi c'è il terzo pilastro, che sarebbe il digiuno. Poi c'è anche l'elemosina, che il musulmano, quando è ricco, supera una certa cifra, bisogna dare questa imposta coranica agli altri poveri. Si chiama questo il diritto dei poveri nei soldi dei ricchi. E poi, quando il musulmano ha la capacità fisica e materiale, dovrebbe fare un pellegrinaggio, una visita a Mecca, alla casa di Dio, che si chiama Al-Kaaba. Torino è una città che da sempre ha ospitato quelli che arrivavano da fuori, la gente proveniente da fuori, un tempo dalle campagne, poi negli anni 60 la grande immigrazione dal sud e anche dal Veneto, e dagli anni 80 direi ha cominciato a rapportarsi con una nuova realtà di un'immigrazione che è gradualmente sempre più cresciuta e che oggi è rappresentata principalmente da comunità arabe e principalmente maghrebine. E direi ancora nello specifico marocchine principalmente. Questa immigrazione ha avuto un valore aggiunto, parlando di cibo, che è quello appunto della possibilità di convivenza, no? Di convivenza tra culture diverse, e oggi Porta Palazzo, piazza che ospita uno dei più grandi mercati d'Europa, è un posto dove si possono trovare tutti i prodotti cosiddetti etnici e principalmente quelli arabi. Abbondante, eh? Ecco. Fresco, fresco! La cucina è stata sempre un mezzo molto importante per avvicinare i popoli, le comunità, le società tra di loro. Perché la diversità porta a una certa curiosità, e questa curiosità, quando si tratta della cucina, del gusto, del modo di mangiare, diventa enorme. Mentre che assaggia la cucina degli altri, sarebbe un bel momento per poter conoscere anche
le comunità, le società, gli esseri umani, gli amici che mangiano diverse e pensano diverse, penso. Il cibo è comunque sempre curiosità, è sempre il prodotto di una storia, di una cultura. Di per sé nell'idea stessa di cibo c'è l'idea di un percorso, di una strada che un essere umano può percorrere attraverso la conoscenza di prodotti, di come questi prodotti sono il lento lavoro della storia sulla storia. Alcune costanti che valgono per tutti i paesi dell'Islam, no? Ad esempio il fatto che durante il sacro mese del Ramadan, quando scende il Corano, no? in tutti i paesi dell'Islam si rispetta il digiuno. Proprio il cibo per noi è legato alle nostre spiritualità. Quando noi smettiamo di mangiare cibo, astenersi di mangiare, di bere da mattina fino a sera, stiamo svolgendo una grande adorazione, stiamo facendo uno dei pilastri dell'Islam, che è il digiuno. E infatti questo cibo, che è legato alla salute, legato alla spiritualità, ci conferma il profeta un detto che dice: digiunate, vi sanate. Tutto ciò che si mangia è legato proprio alla nostra spiritualità, alla nostra cucina, al nostro modo di vivere. Andiamo a Forlotti e Piemonti qua! Portapalazzo è certamente il centro intorno al quale vivono gran parte della comunità islamica. Comunità islamica che a Torino è rappresentata sostanzialmente da cittadini arabi di provenienza araba, e qui c'è proprio anche una confusione, questa equazione Islam uguale paesi arabi, mentre invece i paesi arabi rappresentano il 20-25% della religione islamica. Qui abbiamo una enorme presenza di marocchini principalmente e di egiziani, per cui è rappresentato sia il Maghreb che il Mashrek, che vogliono proprio dire l'Occidente e l'Oriente. Rashid, quando inizia il Ramadan? Inizia o domani o dopodomani, perché dipende tutto della luna. Se riusciamo a vedere una luna completa stasera, domani inizia. Se la luna non si completa, allora il giorno dopo. Il Ramadan, che appunto è un mese sacro della spiritualità, potremmo dire il mese del digiuno, ma nel senso che dall'alba al tramonto bisogna astenersi dal mangiare, dal bere, e tutta una serie di comportamenti considerati impuri, ma possiamo dire che anche è il mese della festa, perché poi alla sera, quando non distinguerai un filo bianco dal nero, no? dice il Corano, si rompe il digiuno, e nelle famiglie è una grande festa conviviale, quindi i piatti tradizionali che si cucinano solo per questa ricorrenza vengono consumati nelle famiglie, che si danno appuntamento un po' come succede da noi a Natale, no?